Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Carissimi fratelli e sorelle, il battesimo del Signore ci rivela Gesù con lo Spirito che scende su di Lui, Gesù che è il compiacimento del Padre, una manifestazione trinitaria per eccellenza, dentro la quale noi possiamo entrare per vivere l'esperienza bella del nostro Dio. Ed è proprio su questo aspetto che noi oggi vogliamo fermarci. Il Signore che va incontro a Giovanni per essere battezzato da lui, Giovanni che ha un po' paura di questo e che riconosce con umiltà di essere lui ad avere bisogno del battesimo di Cristo. Ecco, in questo testo noi possiamo vedere tutta la dinamica che esiste nel nostro rapporto con Dio. Dio entra nella nostra vita. Già San Gregorio di Nazianzio dice che il battesimo ricevuto da Gesù avrebbe reso grande colui che lo battezzava. Allora perché non vedere anche per noi in questo testo l'esperienza bella di Dio che vuole entrare a far parte della nostra realtà, delle nostre cose, di Dio che ha bisogno anche della nostra vicinanza, che forse ci chiama in un coinvolgimento totale con Lui per poter compiere insieme a noi delle azioni meravigliose. Ecco perché allora il Signore invita Giovanni ad accettare questo gesto e perché non vedere anche in questo gesto quello che poi accadrà nell'ultima cena con il Signore che lava i piedi ai Suoi, perché non vedere in questo testo un segno grande dell'amore di Dio per noi, della fiducia che il Signore ha su di noi, della richiesta che il Signore rivolge a ciascuno di noi. Oggi siamo invitati veramente a sentire questa chiamata, siamo invitati veramente a capire che Dio vuole coinvolgerci con Lui e coinvolgersi con noi. Ecco perché allora il battesimo del Signore ci invita proprio ad entrare nella consapevolezza di questa collaborazione e a voler stare col Signore per compiere ogni giustizia affinché sia data a noi quella grandezza per la quale Lui è venuto in mezzo all'umanità, per restituirci quel legame forte con Lui e quella capacità di agire con Lui. Prendiamo da questa domenica la voglia di agire col Signore, la voglia di coinvolgerci con Lui, lasciamolo entrare nella nostra vita, lasciamolo compiere ciò per cui Lui è venuto sulla terra, è venuto nella storia e consegniamoci a Lui collaborando con Lui. In definitiva, allora, oggi siamo invitati a riprendere il nostro impegno nella comunità cristiana, il nostro impegno ovviamente nella vita spirituale che continua e che ci porta verso una crescita, il nostro impegno che muove dalla consapevolezza che il Signore ci chiama e che entra nella nostra storia, nella nostra vita, nelle nostre azioni. Buona domenica.